Señores, bienvenidos otra vez aquí a Cachondo Sports con el mío amigo Mauricio Ecolocua. Mauricio, ¿cómo estáis? Vicente. Oye. Mauricio. Bien, bien, somos felices y contentos. ¿Sé feliz y contento? Cuatro partidas vinte. Cuatro. Di Coppa Italia, cosa vuoi? La Serie B ci ha dato dei dispiaceri, ma adesso ci divertiamo, dai. Era ora, Maurizio. Era ora perché purtroppo l'anno scorso è stato un po' bruttino. Cioè, la stagione scorsa è stata un po' bruttina. Però adesso sembra che la SPAL comincia a prendere forma. Cosa ne pensi di questa situazione? L'anno scorso ogni partita veniva fuori con la spappola. Sai cos'è la spappola? Sai cos'è? Quando uno piange... Sì, sì. Sempre... Ecco, adesso invece... ieri abbiamo un pochettino brontolato, ma è andata bene, dai. Non abbiamo preso neanche un gol, un tiro in porta a loro. C'era Oddo che... In dialetto sono stati tristi, erano tristi quelli del Pescara. Allora era triste, no? Però erano un pochino... Sì, dai, non è andata molto... Cioè qualcuno era un po' così, ma comunque dai, non si possono indovinare 40 partite. È andata bene, sì, dai, è andata bene. Abbiamo fatto due gol, un palo, loro non hanno fatto neanche un tiro in porta, cosa vuoi di più dalla vita? Non so, ma Walter Fraser sei mai contento, è vero o no? Una volta dobbiamo essere contenti. Aiutaci un po' con queste parole di dialetto, quelle che ci insegni sempre, che abbiamo, addirittura abbiamo gente all'estero che ci segue e che dopo saluteremo. Per esempio una parola che mi ricordava, non mi viene in mente, la volta scorsa su Salomon, che Salomon con quel ciuffetto che è qui dietro che si muove così al paro un libi. Sai cos'è un libi? Sai che cos'è un libi? No, cos'è un libi? Da valle, l'airone col collo lungo, e quando vedi Salomon che fa quei bei col di testa, tuc, solo che il libi lo fa per prendere sul pesce, e lui ha dato un bel sciolino al Pescara, che sono pescatori a Pescara. Un bel pescolino. Ci sta. Poi abbiamo constatato che no. Come che si dice? Ma scusami, come che si dice il ciuffettino al ciuftin? Dice così? Il ciuff è quasi italiano, al ciuffino, al ciuffin, al ciuffetto, al ciuff. Al gran ciuff, se lo vedi sembra proprio, sai, gli aironi che hanno quel ciuffetto dietro che si muovono col collo così. Allora dico, guarda, l'amparo un libi. E libi, tanti ferraresi non sanno che è l'airone, noi facciamo l'airone, perché i ferraresi facciamo presto, Airon. Tiriamo via una vocale, ferraresi, non è così. Sono tanti nomi, per esempio il bambino piccolino, quello che ha fatto gol alla fine, che si è levato la maglia, non si fa, lo perdoniamo. Poi ha fatto la fase da pipì dal Kang, l'ha fatto al gesto dal Kang, la falga del Kang. Vabbè, quelli sai come il Cemeno Alter Ferrara, sai come lo chiamavano i Ferrara, i ragazzi piccolini, molto piccolini? Sai come li chiamiamo? I Cirul. No. Al Cirul, è vero! Cirul, è proprio un putin. Cioè Cirul è proprio il bambino piccolino. Un niño. Noi abbiamo, adesso d'ora in poi lo chiameremo Cirul, cioè niño. Niño lo chiamiamo in Messico, lo traduciamo in niño. Va bene? Niño. Facci un'altra chicca di un'altra perla di Ferrarese, Maurizio. No, ma ti stavo dicendo che il buon Tomovic, quando lo vediamo la sera, no, in piazza, non abbiamo molto coraggio di chiedergli, perché ha la faccia proprio da Damien se non ti tuc. Sai cosa vuol dire Damien se non ti tuc? Sì, più o meno. Una volta quando ti si presentava di notte con una rivoltella, poi diceva Damien se no ti do, se mi dai i soldi se no te li prendo con la forza. Sì, è un nomignolo un po' lungo, però Tomovic è buono come il pane, è buono, dai, soprattutto non fa passare nessuno. Damien se non mi dico, allora si scappa, hai capito? Sono nomi così che mi vengono. Ascolta, sì. Mi permetti di salutare tutto il mondo, già che ci sono, mi viene in mente, ci seguono dal mondo. Carlos Montanari da Buenos Aires è uno dei più grandi architetti ferrarese di origine, no? E ci segue sempre la SPAL, lui è tifoso del Boca, chiaramente, però segue la SPAL. Maurizio Senfort mi dice, sono le tre parole di ferrarese che si ricorda. Poi c'è la Piera Rubbia,
Piera Rubbia, Wolf, che dalla Normandia è una professoressa, l'ambisce in perciò, o sa che la spalla è forte, me lo dice così Ferrarese e parla cinque lingue. Poi c'è William Vecchettini, Vecchettini. Si pensa che questo qui si chiama Vecchiattini, e lei ha chiamato il nome Vecchettini, e abita a San Paolo, dove abita Pistazzina. Ti ricordi Pistazzina? Strefef di San Paolo. Anche in tutto il mondo ai nostri PS in Fortnite. Sì, abbiamo un sacco di gente in tutto il mondo che ci segue. Certo, moltissima gente, Maurizio, che ci segue anche in Messico. E in Messico. Sì, abbiamo i messicani che li vogliamo bene. Andiamo a trovarli presto e cantiamo la cucaraccia e la spalla in serie. Non diciamo. L'anno scorso la spalla era al fiol del Porsugamen. Sai cosa vuol dire? Poi no, un poveraccio. Era una squadra di poveracci al fiol del Porsugamen, proprio un poveraccio al Sugamen, vuol dire proprio poveretto. Aveva solo la Sugamen. Ok, questa non l'avevo mai sentita, questa è molto interessante. Poi ci sono delle parole, per esempio, se a un ragazzo o un giovane gli dici in cui hai vinto la partita, oggi abbiamo vinto la partita, a grigoli, a grigoleni, a grigoli. Cosa vuol dire grigolare? Al grigol, in ferrarese antico. Al grigol, no? Questa non la conosco. No, allegria, come quando abbiamo segnato il secondo gol, il primo no, perché stava un po', era un po' a cagarella, perché questi qua andavano avanti, non l'ha mai tirato in porta, ma sai come la SPAL ci ha fatto anche qualche sorpresa, e dicevamo, sai cosa dicevamo, intanto che la partita andava avanti, e a me scappava qualche giaculatoria, sai cos'è la giaculatoria? No, anche questa mi è nuova. Sono tutta una serie di parole che dici, di improperi, di parolacce. Catina, vade, catina, il siedromo, dai, tira, ma bolla. Sai come facciamo noi tifosi? Vai, catina, mo partì, passò lì. E poi giù, non dico parolacce perché non dico quali, ma va bene. Insomma, poi, alla fine sai come li vogliamo venire? Sai come devono uscire i giocatori? Come? Quando vogliono bene la spalla. Devi moi bombato al sudore. Bombai dal sumor, questa l'avevo già sentita. Moi bomba. Ogli bomba. Cioè, vuol dire molto bagnatissimi dal sudore. Molte cose così. C'era uno che mi ha detto. Sì, scusa. Dimmi. No, perché siamo un po' persi. Comunque, guarda, mi faccio prendere la mano da tutte queste stupidaggini, però diciamo che l'importante è che abbiamo portato a casa tre bei punti e continuiamo a portare i punti. Adesso quando ritornerà il Ciospo, sai chi è il Ciospo? No, chi è il Ciospo? No, yeah. Il più vecchio di tutti, il nostro Ibrahimovic, Floccari. Ciospo. E cosa vuol dire? Un ciospo è un po' gergale, al ciospo. Quindi quando tornerà al ciospo, Flocker, il nostro Ibrahimo, rischia, andremo a fare qualche gol di più. Comunque adesso la va bene sì, sono contento. Va bene sì. Aspettando al ciospo, salutiamo i nostri fans e ci vediamo alla prossima puntata, contro chi gioca la prossima partita alla spalla? Vediamo se sei informato. Giochiamo in Liguria, giochiamo a Chiavari contro l'Entella. A Chiavari e poi c'è Coppa Italia questa settimana, no? Abbiamo la Coppa Italia prima col Monza. Speriamo, facciamo giocare i giocatori. Sai cosa c'è di bello nella spalla? Che abbiamo due squadre, sta fuori Zink e il Sci, eravamo forti lo stesso. Tu che inferno, tu che in tutto. Tocchiamo le pelotas. Come si dice in coso è bello lo spagnolo, un po' gigionesco. Va bene, dai, un grande abbraccio a te, al Messico, agli amici che ci seguono, tutto il mondo, e sempre forza SPAL e forza Julio. Forza SPAL, grazie, un grande abbraccio.